Le anticipazioni future ci rivelano che ci sarà l'ingresso di un nuovo personaggio. Tra pochi giorni, i telespettatori italiani de Il Segreto conosceranno un nuovo personaggio maschile. Si tratta del perfido Eusebio Garrigues, il padre adottivo dell'ex intendente Cristobal. Per quale motivo arriverà a Puente Viejo? Nei precedenti articoli sulla soap opera iberica, vi avevamo anticipato che in passato l'uomo aveva castrato il figlio. Per evitare gli impulsi sessuali del consanguineo, decise di ricorrere a questa drastica soluzione. Nel prosieguo dell'articolo scoprirete la ragione di questo ingresso. Il segreto, Cristobal Garrigues rischia di impazzire nelle puntate del segreto, che stanno andando in onda in questi giorni su Canale 5. Cristobal sta letteralmente impazzendo per via di alcuni fenomeni paranormali, che si stanno manifestando alla Quinta. L'uomo è convinto di essere perseguitato dai fantasmi, ma molto presto la verità verrà a galla. Infatti l'ex militare scoprirà che dietro a tutto questo c'è lo zampino di Donna Francisca, Carmelo e Severo. Quest'ultimo ha inscenato la sua morte per organizzare un piano diabolico ai danni del suo acerrimo nemico. Ma in che modo si renderà conto di essere stato preso in giro? Le anticipazioni ci rivelano che il figlio di Salvador Castro si rivolgerà a Don Gaspar, il padre spirituale, che lo conosce da quando era piccolo. Il curato appena arriverà alla Niella Amarga, si renderà conto che questi eventi non sono messi in atto da demoni ma dalla mano di un uomo. Nonostante questa scoperta, il frate si rifiuterà di aiutare il Garrigues per via del suo comportamento scorretto nei confronti del popolo. Anticipazioni: il segreto, a Puente Viejo arriva Eusebio Garrigues, padre dell'ex militare intanto Severo, stufo di nascondersi dietro ad un mantello e un cappuccio, si presenterà nella piazza di Puente Viejo e annuncerà a tutti i paesani di essere vivo e vegeto. Appena Cristobal verrà a conoscenza di questa notizia, chiederà ai suoi uomini di rintracciare Candela e il figlio Carmelito. Inoltre, deluso dal tradimento di Carmelo, dichiarerà guerra a quest'ultimo. Ma a fermare la rabbia dell'ex intendente ci penserà il padre Eusebio, che è stato prontamente avvisato da Don Gaspar. Il genitore non solo lo rimprovererà davanti a tutti ma lo obbligherà a mettersi da parte e restituire tutto il patrimonio a Severo Santa Cruz. Garrigues, che teme molto il consanguineo, sarà costretto ad ubbidire il segreto anticipazioni.